Siamo in diretta, eccoci qua, siamo veramente in diretta. Buon 1° maggio. Scusateci, abbiamo fatto un po' di ritardo, non credo. Allora, oggi siamo qui per lo Spunti Sofi. Allora, intanto mamma, vedete che mamma stava montando la panna perché oggi per lo Spunti Sofi mi sono schizzata tutta, non fa niente. Faremo il gelato, per lo Spunti Sofi faremo il gelato. Ciao a tutti, ciao. Aiuto, c'ho la panna dappertutto, va bene. È buona la panna. Ciao Angie. Tutta panna. Ciao Angie, ciao nonna. Allora, oggi faremo il gelato. Oggi faremo una merenda buona che io tutti gli anni per la faccio l'estate. Buon pomeriggio Angie. Adriana, buongiorno carissime, grazie. Ciao a buongiorno. Tutti. Ciao. Allora, io ho montato 250 ml di panna fresca, quella che troviamo tutti nel banco frigo. Sì. Però deve essere freddissima e se potete mettete anche il recipiente nel frigo, così è più freddo e si monta prima. Se volete aggiungere dello zucchero a velo va benissimo, io non lo metto perché metterò delle gocce di cioccolato. Però vi voglio far vedere una cosa. Perfetto, vediamo un po' che cosa ci vuole per di solito noi facciamo il gelato anche con la pata bomba, ossia sterilizziamo i rossi delle uova, come quando si fa lo zabaglione, e quindi lo montiamo a bagnomaria e poi lo facciamo i nostri biscotti, diciamo. Allora, e poi li accoppiamo, no? Questa volta li voglio fare con la panna, però la panna ci possiamo mettere il cacao amaro. Il Nesquik, perché no? Com'è? Buona. Buonissima. Di latte. Oppure, volevo farvi vedere. Ciao Katy, ciao. Potete farlo al cioccolato, quindi mettendo del cacao, no? Nella panna montata. Sì. Ok, prenditi un po' di cacao. Oppure lo possiamo lasciare qui. Adesso lo faccio vedere. Ciao Lina, ciao Rosario. Ciao Antonella. Ciao Annalisa, ciao Lucia. Oh mamma mia. Ok, sto facendo un casino. Aiuto. Aprite la finestra. Che confusione. C'è fuoco con pasticcione. Zecchino d'oro. Aiuta tanto lo zecchino d'oro. Basta, 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 basta. Ah, tu stai mettendo gli squick, ma si va benissimo. Beh, tanto è per i bambini, dopo il cacao amaro non può piacere, quindi va bene così. Facciamo ciao, Giovanna. Una panna variegata al cacao. Ancora dai, ancora un po'. Ancora un po', ma sì, vai, abbondiamo. Grazie, abbondiamo. Ciao Annalisa, buon pomeriggio. Ciao la Franci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio amici. Ancora, ma metti. Ancora, ecco che la panna diventò scura. Così. Ciao Carolina. Basta. Ok, basta. Ciao Carolina, ciao belle, saluti dalla Germania. Benvenuti, tanti saluti. Cosima, ciao, buon 1° maggio. Rosa, ciao. Carolina, cosa fate di buono? Oggi facciamo lo Spunti Sofi, una ricetta per i bambini. Il gelato. Il gelato. Allora, abbiamo montato la panna. Ciao Cristina. 250 ml di panna fresca, quella nel banco frigo, no? Quella che troviamo nel banco frigo. E abbiamo diviso a metà il composto, la panna, e l'abbiamo fatta diventare metà al cacao. Se avete il cacao amaro e vi piace, benissimo, altrimenti mettiamo un Nesquik. E l'altra la lasciamo bianca. Ora vi faccio vedere, facciamo due versioni. Prossima volta però possiamo fare anche quelli con la pata bomba, così senza far rumore la monto. Ciao, 10 Francesco. Minuti prima, un quarto d'ora prima di trasmetterci così in diretta. Poi ci serviranno dei biscotti. Questa è quella più veloce. Questi sono i biscotti tipo petit. Dai, facciamo la pubblicità. Ciao Paolo. E quindi abbiamo fatto questa crema. Guarda, diciamo si fa così. Ecco, perfetto. Allora, possiamo farlo a mano oppure possiamo metterlo in una teglia, così siamo più ordinate, no? Io adesso, perché è una merenda per i bambini, la devono saper fare anche i bambini. Ciao Rossella, poi grazie per i consigli, buon 1° maggio e allora, ciao Monica. Questo è il gelato biscotto al cacao. Io poi che cosa faccio? Ciao Vale. Li metto tutti in una teglia, aspetta Sofia perché facciamo vedere bene. Ciao Angela. Ciao Nunzia, ciao Rosita, e ciao Vale. C'ho la mia teglia, quella quadrata, 24x24. Allora, possiamo fare anche così, Sofia. Uh-huh. Facciamo vedere tutte le versioni, perché poi chi si trova comodo con una versione, chi si trova comodo ciao con l'altra. Ciao Paola, scusami, mi dici che cos'era stevia? La stevia è un dolcificante naturale, che ricaviamo dalla frutta, no? Ciao Jenny, ciao Maria, come ciao Rita. Anzi, per essere più precisi, non è proprio dalla frutta, è ciao Maria, ciao Sofia.
una pianta che ha delle foglie e si fa l'estratto di queste foglie, aiutatemi se qualcuno è più tecnico, e si estrae da queste foglie la linfa che è dolce e quindi è uno zucchero naturale, ok? Quindi è per i diabetici. Io ce l'ho, guarda, ce l'ho in bustine. Ciao Rita, ciao aiuto. Rosina, bon you. Adesso non faccio vedere la marca, però si vende in bustine al supermercato e al posto dello zucchero puoi dolcificare il caffè, il tè, la camomilla, l'orzo, con la stevia, quindi è uno zucchero naturale, va bene? È una pianta che da cui si ricava questo zucchero. Ciao Sabrina, buon primo maggio. Buon primo maggio. Giusto ci stava chiedendo che cosa facciamo di buono. Io stavo dicendo, riassunto. Stavo dicendo che stiamo... Scusami. Sto facendo lo Spooky Sophie e appunto stiamo facendo il gelato per i bambini e anche per i grandi. Eccolo qua, guardate, l'abbiamo già fatto. Abbiamo montato 250 ml di panna liquida, quella che troviamo nel banco frigo. Sì. E l'abbiamo divisa a metà. E un po' l'abbiamo lasciata bianca perché voglio metterci le gocce di cioccolato. E un po' ci abbiamo messo il cacao o il Nesquik. E così l'abbiamo fatta diventare il cacao. Allora, ora vi ho fatto vedere. Possiamo fare così il biscotto. Oppure, Sofia, ma quanto mangi, amore? Oppure facciamo così, mettiamo i biscotti con, diciamo, la marca sotto. Così. Li posizioniamo così, no? Adesso io perché ho poca panna, però rivestiamo il fondo di biscotti, mettiamo la pellicola così è più semplice, mettiamo la crema, stendiamo la crema sopra, così è più semplice, no? E poi andiamo a ricoprire con il biscotto, con l'altro biscotto, però giustamente poi il biscotto lo mettiamo così, no? Non so se mi... Allora, la parte interna che deve combaciare, giusto? Ecco, se non capite ditemi, perché a volte sono un po' o ripetitiva o... Allora, così, così. Quindi facciamo uno strato di biscotti alla base. Ti prendo altri biscotti? Sì, aprimi gli altri biscotti. Quindi, così. Questo, no? E poi c'era lo scatolo, dove l'abbiamo messo? C'era lo scatolo di qua. Chi è che ha mangiato i biscotti? No, stavolta non sono. E poi bello. Andiamo a ricoprire, amici, così. Ah, ma sta là, dove l'hai messo, mamma? L'ho messo di là. Ma sta là. Vedi? E mettiamo la teglia direttamente nel freezer. Quando saranno pronti, li stacchiamo e li confezioniamo uno a uno nella pellicola a carta forno. Eccoli! Eccoli! Ora... Ciao Rosanna, ma buongiorno bellissima buongiorno. Francesca! E ciao... Adesso ne voglio fare uno alla panna. Susanna tutta panna. Sofia tutta panna. Ma che cosa tutta panna? Io sono tutta al cioccolato. Esatto. Allora, il mio gusto preferito di gelato, vaniglia. E fior di latte. Indovina il mio? Cioccolato. Vabbè, voglio dire. C'è. Buon pomeriggio, un grosso abbraccio. Le cose si fanno bene o non si fanno? Ciao Nunzia, poi ciao Carolina, ciao ragazze. Poi volevo aggiustare bene la panna. Così. Perché devo fare una cosa, devo dare le idee ai nostri amici, no? Giusto? Giusto? Ciao Franca! Ciao Nunzia! Se no che stiamo a pettinare le bambole, no? Ma no, ma certo che no, allora. Mamma mia, quanto male! Voglio fare una cosa che mi piaceva tanto ed è simile a un gelato che si trova in commercio. Ma non possiamo dire... Hai capito cosa voglio fare? Cocodè! Voglio fare una cosa! Allora, quello alla panna, aiuto! Voglio fare così. No, veramente. Mamma mia, ma tu veramente. Ecco, e poi lo andiamo a surgelare. Dicevi che stavi a dieta, per fortuna. No, ma non lo sto mangiando. Io lo sto mangiando. No, però dico, fai tutte queste buone cose e dici che stavamo a dieta. Dai, lo mangerò a colazione, così poi lo smaltirò meglio. Perché la mattina dicono che si smaltisce meglio. Dicono. Dicono. E facciamo un altro? Allora, questo è il cioccolato. Vai. Quindi io, guarda, li metto tutti qua. Facciamo la torta. Così poi li mettiamo nel freezer. Ciao, e quando Angela. Saranno surgelati, attendete... Allora, di solito noi li facciamo la sera per il giorno dopo. Quindi tutta la notte nessuno li disturba, nessuno apre il freezer, quindi loro sicuro si surgelano. Però basteranno 3 ore, dai, 3 ore. Li fate la mattina per la sera. E poi in estate la sera mangiate.
ma che la sera noi ci dobbiamo coccolare la merenda, no, allora fate il giorno prima per il pomeriggio, così quando passerà tutto inviterete gli amici, le amichette, i vostri amici, i vostri cuccioli e mangerete cuccioli? Tutti insieme, i bambini. Ah, non i cani. Ok, ma no, sì, anche i cani possono mangiare il cioccolato, basta che non sia il cioccolato. Mangiona, lo so, va tutto qui sulla trippa. Vabbè. Poi ne facciamo. Perché fai le cose buone? E perché faccio le cose buone? Non lo so, è la mia indole. Ciao Stella, buon pomeriggio. Non me lo so spiegare. Non lo so neanch'io, ma... In pochissimo. Oh no, si è rotto il biscotto. Niente paura, tanto si surgela. No, no, niente paura, non è mia. Ma adesso deve surgelare. Poi, una volta che i vostri gelati saranno belli freddi, voi li riprendete e li confezionate nella pellicola. Confezionate come sì, così sono monoporzione. Prendete dal freezer e mangiate un solo boccone e via. Che dici, Sofia? Noi continuiamo. Ah, adesso ne voglio fare metà panna al cioccolato. Che dici, Sofì? E metà panna. Ok, ti aiuto, che questo era il mio spunti soffi. Allora. Non lo fare. Ciao. Allora, vediamo un po'. Così. Dai, che se ce la facciamo per stasera, vediamo? Così li mangiamo stasera, assaggiamo? Lo posso mangiare anch'io? Ciao Carolina, ciao Nicola, ciao Valeria, Maria, ciao, io metto, non ho capito, in teglia, poi li taglio... Vedi? Come ho detto io. Ciao Lucia, sì, ciao carissima. Poi li tagli e fai le, no? Le confezioni, giusto? Ciao Francesca. Benvenuti. Ciao Stella. Poi, io ora voglio fare un'altra cosa. Così quando addentiamo il nostro gelato incontriamo anche le gocce di cioccolato. Che ne dite? Voglio tutti la panna, che a me piace più la panna. Più la panna? Mettiamo anche le gocce lì o vuoi la panna semplice? Voglio la panna semplice. Tu comandi e obbedisco. Giusto, no? Poi la panna deve essere ben montata, così è più facile, più semplice. Ciao Grazia, ciao Mirko. Qua. Allora, niente paura, stiamo facendo un gelato per lo spuntisopi. Sì. Degli ingredienti. Allora, io ho preso 200 ml di panna fresca, quella che si trova nel banco frigo al supermercato, e l'ho montata bene. Dopodiché siamo andati a farcire i nostri biscotti. Allora, ne abbiamo fatti uno al gusto di cioccolato e panna, ossia abbiamo diviso la panna montata a metà, in una parte abbiamo messo il cacao o Nesquik, facciamo così, e in un altro e adesso ho aggiunto anche le gocce di cioccolato e poi con la vostra fantasia, ecco, Sofia ha aggiunto le gocce di cioccolato nella panna, mettine ancora un po'. Mamma, invita, invitiamo, no, anche sopra, aiuto, eccomi, arrivo, sono qui, non vi abbandono. Leggi i commenti. Sì. Allora, mi sa che dovete mettere una lavagnetta con scritto gli ingredienti, grazie, così non vi richiedono di continuo, ha ragione, ma noi ci organizzeremo, però piace, ogni tanto facciamo il riassunto. Brava Sofia, un altro po' forse, un altro pochino, se no dopo mangiamo. E poi dici che... Ciao Filomena, ciao Stefania, ciao Maria, ciao Ilaria, ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti, stiamo facendo i gelati. Però sì, possiamo scrivere gli ingredienti su una lavagnetta. Grazie per il consiglio. Giusto. Ci organizziamo. Ecco qua. Che silenzio di tonno. E voilà. Noi adesso le andiamo anche a mettere nel freezer, così almeno. Perché oggi qui, non so da voi, ma è molto nuvoloso qui a Bastia. Non è tanto bello. Chi però... mi saluta Elena. Ciao Elena. Elena, ciao. Ciao Piera. Ciao Elena. Elena e Francesca. Abbiamo una bambina che ci segue, che si chiama Elena.
con la sua mamma Francesca, che sono molto brave, hanno anche loro il lievito e si sono iscritte sul nostro gruppo di Tina in Cucina, sul gruppo Facebook. Grazie a tutti voi perché condividete ogni giorno le vostre, i vostri manicaretti, buonissimi, avete anche voi delle mani d'oro e vedo molte cose, molti lavori, siete molto bravi. Questo è questo quello che volevo. Volevamo. Ciao Roberta, ciao Grazia, che buono il gelato, ci credo. Sì. Roberta, mamma e figlia, siete meravigliose, grazie. Laura, grazie. Ciao Laura. Ecco che Sofia farcisce il nostro gelato. Il mio gelato. Il suo. Ciao Stella, mi sono collegata tardi, che cosa stai facendo? Allora, stiamo facendo il gelato con il biscotto. Abbiamo montato 250 ml di panna fresca, quella che si trova nel banco frigo, e poi l'abbiamo divisa a metà e allora abbiamo fatto una, l'abbiamo lasciata bianca, e una, eccola qua, al cioccolato. Adesso abbiamo aggiunto anche le gocce di cioccolato perché via la fantasia, chi più ne ha più ne metta, e stiamo facendo a due i nostri gelati. Ecco qua, potete farlo sia nella teglia, ossia fate uno strato di biscotti mettendo il biscotto così, no? Lo mettete così, tutti in fila, andate a stendere la vostra panna e poi ricoprite con il biscotto sopra, così, però con la scritta sopra, e dopo e voilà, surgelate tutto. Quando poi si saranno surgelati, noi, stavo dicendo prima, noi li facciamo la sera per il giorno dopo, così tutto il giorno, tutta la notte nel freezer, adesso così va bene, si solidificano e diventano gelato fresco e poi si possono mangiare, vabbè. Comunque, dopo che si sono surgelati, che cosa facciamo? Li andiamo a confezionare nella pellicola, così ognuno che va nel freezer vuole il gelato già ce l'ha diviso, giusto? Leggiamo cosa ci scrivono. Ciao Betty, ciao Greta, grazie Rosa, Antonella, ciao da solo Paca, Rosaria, ciao, c'è il sole in Sicilia, Lilli? Ecco, di qua piove, a Brindisi, ecco, noi è nuvoloso, oggi è nuvolosissimo, però pazienza, ci dobbiamo prima mancare. Ha piovuto anche un po'. Ciao amici di Instagram, perché siamo in diretta anche su Instagram, su Chiocciola Pignatina, ciao a tutti. Veronica, e quindi, questo è il nostro gelatino, che io adesso però voglio provare a farne uno in diretta con voi, anche se la panna è ancora morbida, ma... La pellicola, la mia amica simpatica. Oh, Pina! Aiuto! Ciao Pina, ti saluto io perché Sofia ultimamente è sempre con la bocca piena, mangia sempre, però deve crescere. Ciao Sofia, ciao Tina, Costanza, grazie. Stella, ciao Stella. Un pochino sporca, sì. Allora, poi fate così una volta che sono surgelati, no? Io adesso l'ho fatto in diretta con voi e lo metto subito in freezer. Ecco qua. Abbiamo spazio nel freezer soprattutto? Insomma. Ciao Valeria, ciao Piera. Ciao Valeria. Mi sa che vado anche giù in garage, nell'altro congelatore, mi sa, che è meglio. E poi volevo dirvi, voi avete pubblicato sul gruppo di Tina in Cucina oggi dei pranzi stupendi, bellissimi. Noi abbiamo mangiato gli gnocchi alla bava, buonissimi, avevo le chicche quelle piccole. No, alla bava di Roma, eh. No, ma cosa dici? No, non la crema di bellezza. E facciamo un altro, Sofia, ce n'è ancora. E poi cos'altro? Abbiamo fatto il pollo, ma un semplice pollo. Ho fatto le cosce di pollo soffritte nell'olio, nell'aglio, rosmarino e a metà cottura le ho bagnate con l'aceto. Che stai facendo, Sofia? E poi, ecco, rosmarino. E abbiamo mangiato quello. Un po' di frutta. Che bontà. Poi adesso mi viene un'altra idea per il gelato. Perché non fare... Ciao Francesca. Ciao. Ti voglio bene, Sofia, da Elena. Oh, grazie. Oh, grazie. Elena, un bacio. Mua. E anche noi vi vogliamo tutti bene. Ti piace il gelato, eh? Buono il gelato. Fallo con la mamma, eh? Allora. Poi, stavo dicendo... Quando finisce tutto mi viene a trovare. Che carina. Dai, forza. Devo dire, nella panna montata possiamo anche mettere delle fragole frullate e facciamo un fior di fragola. Adesso poi pian piano mi vengono le idee, no? Mamma mia. Che dici, Sofia? Allora, noi siamo amanti del cioccolato. Ciao Piero, ciao David, ciao buon pomeriggio. Però possiamo fare un gelato alla frutta.
unire frutta con la panna. Mamma, per favore, a me la frutta piace, ma solamente di fragole. Ecco. Poi l'altra volta abbiamo fatto il gelato all'ananas, abbiamo frullato l'ananas con lo zucchero e un po' di latte, se avete lo yogurt, buonissimo, buonissimo, fresco, salutare, quindi ben venga. Ciao, ciao a tutti. Ciao, e poi volevo dire grazie perché stiamo crescendo anche su YouTube, vi ringrazio. Tina Pigna su YouTube. Tina Pigna, sì, su YouTube. Su Instagram, chiocciola pignatina, su Facebook, Tina in cucina. La pagina Facebook di cucina. Su. Arriva. Allora, su TikTok, chiocciola Tina Pigna su TikTok. Okay. Ok, e poi siamo su? Su l'uccellino, su Twitter, Tina Pigna, ciao Rosa. E mi raccomando il gruppo di Tina in cucina, iscrivetevi. Ecco. E un'altra cosa che volevo... Ciao Francesca, ciao Rosa, ciao David, ciao Piero, ciao a tutti, anche di là siamo anche su Instagram in diretta. Ciao bellissime, ciao! Ciao Mirella! Io vedo pochissimo, non appena finisce questa cosa io devo andare dall'oculista. Ciao Emanuela, ciao allora. Bellezza. Ok, che bontà, che bontà. Ciao. E quindi questo gelatino, poi posteremo le foto, invitiamo Ettore, ciao. E voglio mangiarlo assolutamente. Che ne dici Sofia? Un abbraccio a tutti voi. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, datemi il 5. Ho fatto suonare il telefono. Emanuela, bellezza. Ciao Emanuela, grazie. Un bacio a tutti voi. Io mi vado a lavare le mani. Sì, ciao, perché attacchiamo un po' tutte. Abbiamo finito, sì, abbiamo finito un po' tutto, la panna. Però una mi sa che l'ho finita tutta io. Vabbè, pazienza. Poi la focaccia di ieri, ragazzi, cioè, buonissima. Spettacolare. Cioè, a bocca piena proprio. E noi che dire? Abbiamo mangiato anche la focaccia, cioè, proprio... Ciao belle, buona, ciao buona, Caterina. Buona. Ciao Angie, siete belle e dolci, grazie Katia. Ciao. E niente, noi vi lasciamo qui con i nostri gelatini. Fai vedere con i nostri gelatini. Io adesso li vado a mettere nel congelatore perché sennò... Troppo simpatiche, grazie. Grazie. Siamo solamente meglio. Siamo un po' mattacchione, però... Noi mangiamo solamente. Ma sì, mangiamo. Facciamo anche i compiti. E la trippa cresce. Ecco. E pazienza. Allora, noi vi lasciamo con questi gelati e se vi va la prossima volta possiamo fare una pata bomba. È un po' lunga da fare, però piano piano. Diciamo, sterilizziamo le uova poi ci facciamo il gelato, un bel gelato alla crema pasticcera. Alla crema pasticcera. Con una base di crema inglese, logicamente. Perché faccio queste facce che poi dopo mi spavento da sola? Ma dai, su. E poi, come promesso, Sofia, nella sezione gelati, perché dobbiamo arricchire il nostro sito tinaincucina.it anche con i gelati, faremo un bel sorbetto all'arancia, se siete d'accordo. No, però, se devi fare il sorbetto al limone. Al limone, all'arancia, vabbè, perché avevo detto all'arancia, però quando, vabbè, mi ricordo quando tanto è la stessa cosa, basta che uno fa le basi. Quando andavo all'hotel io chiedevo sempre il come si chiama? Il sorbetto al limone. Il sorbetto. È il mio preferito, anche quello di mio padre. Al limone. Va bene, lo faremo al limone. Voi avete all'arancia, fatelo all'arancia. Ok. E che facciamo dire? Una base, uno sciroppo e vi lasciamo qui con i nostri gelatini. E vi dico che possiamo fare il gelato a casa anche non avendo la gelatiera. Voi non ci crederete? Oggi... Si può fare, l'abbiamo già fatto. Oggi tutti alla festa di Borgo. Di Borgo? Che festa c'è, Mirko? Peccato, è già finita la diretta. Sì. Oggi è stata un po' così, però vi aspetto domani alle 16:30, come sempre, con un'altra ricetta. Non vi abbandoniamo, siamo qui in diretta con voi. E quindi? Niente, vi diamo un abbraccio. Vi abbracciamo virtualmente, ciao. Amici di Instagram, amici di Facebook. Allora, ci vediamo domani. Noi andiamo a mettere questi nel forno. Mettili nel subito forno, nel forno. No, nel forno no. Nel congelatore. Perché vento sempre al forno? Perché c'è bisogno di fare una ricetta. Tu, mamma, sei troppo stressata. Sono troppo stressata. Allora, amici, vi aspettiamo domani. Ciao, Betty. Un bacio. Ciao, Cristina. Ciao a tutti. Domani. A domani. Ciao, Giussi. Allora, dai, facciamo scambio, vai. Io vado di qua. Una volta la facevo. Cosa? Il gelato. Il gelato, sì. Allora, rifai anche il nostro e postate le foto sul gruppo, ok? Allora, ciao a tutti. Vado di là io? Ok. Ciao! Ciao!